Mi capita molto spesso di fare lezioni in qualche scuola di cinema, lezioni di sceneggiatura o lezioni di regia, e sono rimasto colpito ultimamente dal fatto che ogni tanto, quando faccio delle citazioni di autori classici italiani o anche di film stranieri, vedo il vuoto nelle pupille dei miei ascoltatori, cioè di questi giovani allievi che dovrebbero essere degli appassionati di cinema. E mi rendo conto che quando cito La Dolce Vita o quando cito Roma Città Aperta, loro non hanno visto questi film. E nonostante il fatto che io ami particolarmente il cinema internazionale, tuttavia esiste una base minima e importantissima di cinema italiano che deve essere assolutamente conosciuta. È impossibile, anche perché è un germe ed è proprio un seme del cinema internazionale. Metà dei film americani che ci piacciono, dei film francesi, Truffaut o Spielberg, non sarebbero tali, Scorsese, Coppola, non sarebbero tali se non avesse questi registi non avessero visto i film italiani e avessero imparato da loro. Questo è molto, ma molto importante. E questa è la ragione per cui quando viaggio, il fatto di provenire dalla cinematografia italiana mi dà un rispetto che esula la mia persona. E quindi vorrei per una volta tanto essere campanilista e decidere, chiaramente è una lista minima, non intendo insegnare nulla a nessuno, dico soltanto i miei preferiti, quelli che io ritengo. I miei preferiti sarebbero molti, ma molti di più, ma quelli che io ritengo gli 11 film imprescindibili che nessuno che fa cinema può ignorare. Perché poi è inutile che i miei giovani allievi mi parlano di registi coreani, finlandesi, di francesi, di americani dell'ultimissima generazione, quando poi ignorano i capisaldi del cinema e addirittura i loro maestri, i maestri di questi autori che loro citano. Quindi questo modestissimo elenco vuole essere un contributo alla grandezza del cinema italiano. Vi prego di vedere questi film in questo periodo di tempo in cui siamo praticamente prigionieri del coronavirus e quindi abbiamo tutto il tempo di poter vedere. Ora, questi sono film che io ho visto da ragazzo o da giovane andando nelle periferie, in quelli che erano chiamati i pidocchietti. Capisco che noi siamo, la mia è una generazione che è cresciuta a pane e pellicola, anzi a ciriole, pellicola e mortazza, cioè come a Roma si chiama la mortadella. Però anche voi, cioè i pidocchietti erano l'equivalente di quelle che oggi sono le televisioni locali, dove a tarda notte vengono portati dei film improbabili, ma talvolta molto, ma molto interessanti, perché sono dei film dimenticati, ma non da dimenticare. Questo è molto importante. Ecco l'elenco dei film italiani, assolutamente da vedere. Il primo di tutti è Roma Città Aperta, di Roberto Rossellini. Roberto Rossellini è il capostipite, è il maestro di tutti. Quindi è assolutamente da vedere e rivedere. Non a caso Rossellini ha l'Oscar, la Palma d'Oro, cioè tutta una serie di riconoscimenti internazionali. Ma il film è struggente, straordinario. Un altro film importantissimo è Ladri di biciclette, di Vittorio De Sica. Ricordatevi che Vittorio De Sica è stato almeno 4 o 5 volte nominato agli Oscar, quindi è anche lui un maestro assoluto che va dalla commedia al dramma, cioè dalla commedia più divertente ed esilarante come interprete, fino al dramma di Umberto Dio del Giardino dei Fizi Contini. I suoi film sono dei film incredibili e questo film, Ladri di biciclette, è un capostipite assoluto. Sono, insieme a Roma Città Aperta, sono i capisaldi del famoso neorealismo italiano, il cinema che esce dagli studios e che va nelle strade. Tutto il cinema francese della Nouvelle Vague, tutto il nuovo cinema americano non esisterebbe se non ci fossero stati De Sica e Rossellini. Un altro film fondamentale assolutamente è La Dolce Vita di Fellini, che faceva lo sceneggiatore di Roma Città Aperta, di Ladri di biciclette. Quindi, cioè, non un personaggio di passaggio, capito? Ma un genio vero. La Dolce Vita è la summa della vita italiana, è il concentrato dei difetti, dei pregi e dei vizi dell'Italia. È una radiografia importantissima. Tra l'altro c'è una Roma bellissima, la stessa Roma che purtroppo in questi giorni rivediamo perché è deserta, esattamente come la deserta allora, esattamente come è deserta I Ladri di biciclette. Un altro film assolutamente importante è Il sorpasso di Dino Risi,
anche questo sorpasso è non solo una radiografia, ma è proprio una tomografia, cioè perché è veramente l'italiano medio in tutte le sue caratteristiche. Noi, praticamente il film ha due personaggi, diciamo proprio così, il buono e il cattivo, per intenderci, Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. La parte romantica, sognante, suggestiva, timida, e la parte spaccona, decisa. Ecco, noi siamo questo, vediamo questo film che tra l'altro ha un montaggio straordinario, è una macchina meravigliosa che è l'Aurelio 2000 Sport, e attraversa l'Italia, testimoniando un momento storico importantissimo che dobbiamo conoscere e dobbiamo sapere. Un altro film altrettanto importante è Tutti a casa, del grande Luigi Comencini. Un cineasta che sotto certi aspetti è dimenticato e non lo merita, perché è veramente, a parte che è stato il mio maestro, ma al di là di questo è una persona di assoluta intelligenza, squisitezza, sensibilità e delicatezza. E il film Tutti a casa è proprio, c'ha un Alberto Sordi straordinario che passa dalla farsa al dramma in maniera, con una delicatezza di toni, con una qualità recitativa, mentre c'è questo grande affresco dell'Italia e questa, quando noi parliamo del trasformismo italiano, del fatto che eravamo tutti di un colore e poi siamo diventati tutti di un altro, questo film fa capire moltissimo su questo fatto, ma fa capire anche l'evoluzione sincera che può esserci stata nel nostro cuore, che siamo stati da un'ingenuità a una consapevolezza. L'altro film che vi stupirà, ma che io ritengo uno dei capolavori, è Il buono, il brutto e il cattivo. Il buono e il brutto e il cattivo di Sergio Leone, che ha la famosa, al di là dell'affresco del western, perché Leone, Sergio, si è reinventato il western e l'ha riraccontato agli americani, cioè come tutto il mondo vedeva il western, che era una cosa loro, ma che loro oramai non conoscevano più. Sergio Leone lo ha inventato, ne ha fatto un luogo morale, ne ha fatto una giungla dell'anima sotto certi aspetti, e quindi ha ripresentato praticamente il western in maniera contemporanea. Nel buono, il brutto e il cattivo c'è la famosa sequenza del triello, così viene chiamata da noi cinematografari, ma che in realtà si chiama Mexican Standoff, lo stallo a tre, cioè i tre personaggi che ognuno non può colpire l'altro correndo il rischio di essere colpito lui stesso. Quindi sono tre, tutte e tre con le armi puntate che si guardano. Questo è una lezione di montaggio incredibile, un montaggio fatto da Nino Baragli e Eugenio Labisio, che ho avuto la fortuna di conoscere e con i quali ho avuto la fortuna di lavorare, che sono due montatori straordinari insieme alla straordinaria abilità di Sergio Leone. Il montaggio, che è tutti i tagli che ci sono, guardatelo come una grande lezione di cinema, perché c'è una tensione costante, dura moltissimo. Ricordatevi sempre che Sergio Leone aveva il mito di fare il tempo reale. Il tempo cinematografico è un tempo abbreviato artificiosamente, e Sergio invece aveva l'ambizione di poter riprendere il cinema realmente, nel tempo reale, e quindi questo triello è in tempo reale e la tensione non cade mai, anzi aumenta sempre più spasmodicamente, proprio per merito di questo accuratissimo montaggio e dei tagli che si seguono, che si inseguono, si incalzano uno sull'altro. Ricordatevi che questo fatto è stato citato, questa situazione, da Spielberg. È stata citata dalle Iene, è stata citata in molti altri casi sul soldato Ryan, proprio perché in Bastardi senza gloria da Tarantino, cioè è stata citata tante volte proprio perché è un esempio di cinema straordinario. Un altro film fondamentale è Blow Up di Michelangelo Antonioni. Come vedete, passo da Sergio Leone a Blow Up, cioè dal cinema, diciamo così, sotto certi aspetti epico, popolare, al cinema che viene ritenuto intellettuale, ma non lo è. È soltanto un cinema diverso, girato in una maniera di grande suggestione, con grande finezza, con grande abilità architettonica. E ricordatevi che Blow Up, che significa primo piano, è una testimonianza incredibile della Swinging London, della famosa Londra dei Beatles, di quei tempi lì, ma è un luogo, come per la Dolce Vita Roma era un luogo morale, così è questa Londra, un luogo morale. Il film Blow Up è tratto da uno straordinario racconto di Julius Cortázar che si chiama Le bave del diavolo. In spagnolo, Le bave del diavolo è il modo che c'è per dire la ragnatela, e parla appunto proprio di una ragnatela psicologica e morale che stritola quasi il protagonista. È il film che ha ispirato anche Il mistero del giardino di Compton House, di Greenaway.
e La conversazione di Francis Ford Coppola. Quindi cioè, è un film basilare, straordinario, giocato sull'immaginazione, sulla realtà e sui piani possibili della realtà. Quindi vi prego, che tra l'altro è un film di straordinaria bellezza visiva, che vi prego assolutamente di vedere, non può essere ignorato. Un altro film fondamentale è Le mani sulla città di Francesco Rosi, un film che denuncia il sacco che c'è stato nelle città italiane con il famoso boom edilizio. Ma non è solo questo, è anche la connivenza fra potere economico e potere politico, un cancro che ci portiamo dietro da sempre e che ricorre costantemente negli scandali che si susseguono e che mettono in crisi le amministrazioni comunali, regionali, statali, proprio per questo fatto che ogni volta il denaro corrompe. È un film fatto negli anni 60, ma che è di un'attualità straordinaria e quindi dovete assolutamente vederlo, proprio per il meccanismo di cinema, il modo con cui vengono presentati i personaggi e la chiarezza dell'esposizione e della denuncia. Un altro film che io ritengo importantissimo è Il Ferroviere di Pietro Germi. Pietro Germi è stato accantonato per delle stupide ragioni politiche, ma in realtà è un grandissimo regista, anche lui capace di passare dal dramma alla commedia, come ha fatto Il Ferroviere. C'è un altro film delizioso che è Amici miei e un altro film delizioso che è Signore e signori, quindi che tutti quanti avranno notato. Però vi prego di vedere Il Ferroviere, in cui c'è questa forza, questa epicità della vita qualunque che è veramente importante, ed è un film commovente, ed è un film che parla di un'Italia che non c'è più, ma che dovrebbe esserci ancora nel cuore delle persone. E anzi, è una di quelle cose che ci permette ancora di andare avanti, proprio perché sono questi antichi valori profondissimi nel nostro animo. Un altro film importante e fondamentale è Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto del grande Elio Petri, che ho avuto la fortuna di conoscere anche questo, ed è con un Gianmaria Volonté assolutamente straordinario. E di nuovo è la connivenza fra il potere politico e, diciamo così, il potere poliziesco, ma più che altro questo è il potere politico e il concetto dell'impunità, che è una cosa che si ripete costantemente non solo nel nostro ordinamento, ma nella nostra società, ma in tutte le società. Quindi è un film fondamentale, girato in maniera straordinaria, anche questo candidato all'Oscar, che ha preso un Oscar. Quindi un film che ha fatto scuola e lezione in tutto il mondo. Poi certo, c'eravamo molto amati di Ettore Scola, che è il film che, diciamo così, riassume tutti questi film, perché è un omaggio al cinema italiano, un omaggio a Vittorio De Sica ed è un omaggio proprio a tutto questo periodo, perché i personaggi che io ho raccontato fino adesso ci sono tutti come se fossero una sintesi, un modo per far capire che cos'è l'Italia e per far capire quello che eravamo, da dove veniamo e dove possiamo andare, proprio perché le nostre qualità e i nostri difetti sono messi in luce, che poi in realtà sono le qualità e i difetti di tutto il mondo, ma che noi abbiamo in maniera particolare, nel senso che ce li riconosciamo, mentre invece quelli di un tedesco, di un americano, dobbiamo sforzarci di identificarli. Va bene? Ora, questi film possiamo vederli tranquillamente in questo periodo e possono servirci non solo a essere informati di cinema, non solo a conoscere tecniche e qualità del cinema, ma anche, come ho detto prima, possono aiutare a conoscerci se stessi. Termino questo breve discorso con una citazione di, dato che dobbiamo rimanere a casa, di Carl Gustav Jung, che è un racconto tratto dal suo libro rosso e che ci può servire molto in questi momenti. C'è già un altro libro importante e interessante, un racconto che si chiama Viaggio nella mia stanza di Xavier Dumas, cioè la storia di un soldato, di un ufficiale che rimane consegnato per 42 giorni perché ha avuto un alterco con il suo superiore, e rimanendo confinato in una specie di quarantena, cioè 42 giorni chiuso nella sua stanza, come erano gli arresti per gli ufficiali, lui non fa altro che riscoprire questa stanza, gli oggetti della stanza e i ricordi e le impressioni che gli danno questi oggetti. È un racconto che vi prego di leggere. E altrettanto importante è questo invece racconto che sta nel libro rosso di Carl Gustav Jung, che dice così: c'è questo capitano che viene chiamato perché c'è il mozzo sulla nave
la nave è messa in quarantena e c'è il morso che si agita e che non vede l'ora di scendere, dato che è stata una lunga navigazione e quindi non vedeva l'ora di scendere a terra. E lui dice: guarda, è successo anche a me questa cosa un'altra volta. E pensa, avevo fatto 6 mesi di navigazione e non vedevo l'ora di sbarcare a terra, che era primavera, e non vedevo l'ora di gustare la primavera, di sentire il profumo dei fiori, di toccare la terra, di essere finalmente all'aria primaverile, sereno, disteso sotto un albero. E invece, quando sono arrivato in porto, c'era un caso di peste e sono dovuto rimanere sulla nave confinato per 40 giorni. E allora, e che cosa ha fatto, capitano, in questi 40 giorni? In questi 40 giorni ho pensato di utilizzarli cercando invece di arrabbiarmi contro il mondo, contro le leggi, invece di oziare, di perdere tempo, bestemmiare, ubriacarmi, fare delle cose stupide, ho deciso di usarle per arricchirmi, per fare un lavoro dentro di me. E quindi ho deciso di leggere ogni giorno la pagina di un libro importante, ho deciso ogni giorno di verificare uno dei miei difetti, ho deciso ogni giorno di pensare per un momento a qualcuno che magari è al di sopra di noi, se c'è o se non c'è, ho deciso di fare un po' di educazione fisica, una sana ginnastica, poco, 10 minuti, ho deciso di respirare per 5-6 minuti, ma profondamente, ho deciso di riflettere sulla mia vita. Sono passati 40 giorni e poi finalmente sono sceso a terra. Ma il mozzo gli chiede: capitano, così lei ha perso la primavera? Sì, ho perso la primavera fisica, ma non la primavera della mia anima. Perché da quel momento mi sono fiorite dentro l'animo tante cose, e questa è una primavera che non passa mai. Grazie.